Cerchi l'auto che fa per te? Autostop è il posto giusto. Esclusivamente dal mercato italiano. Aziendali, chilometri zero a un prezzo mai visto. Vieni a trovarci nel nostro autosalone rinnovato in via Parini a Trestina. Autostop, e non resti mai a piedi. Sogni di volare come Maverick in Top Gun? La scuola di volo Fly Felix trasforma il tuo desiderio in realtà. Corsi di volo per diventare piloti di aerei di posto, con lezioni condotte da personale preparato e professionale. E che ne dici di un volo al tramonto? Diventa anche tu pilota per un giorno. Un'idea regalo unica per ammirare dall'alto le bellezze dell'Umbria. Fly Felix si trova a Magione, presso la via superficie Monte Melino. Cosa aspetti? Cogli questa occasione al volo! Il Sansepolcro rialza la testa e sul campo delle Cenaia ritrova una vittoria che mancava dal 17 settembre. La formazione di Bricca ha riscattato così i due KO consecutivi patiti contro Seravezze e Fighine e si è portata a quota 7 punti in classifica. A partire meglio sono i padroni di casa che dopo pochi minuti sfiorano il vantaggio con Manfredi che per fortuna dei bianconeri non riesce a trovare l'impatto con la sfera. Poco dopo patata a terra così lo stesso Manfredi al limite dell'area. I locali chiedono il rosso, ma l'arbitro Federico Bruschi di Ferrara ammonisce l'estremo difensore ospite. Sui sviluppi del calcio di punizione, triplice tentativo del numero 10 Cacciagli che non va a buon fine. Manfredi è una vera e propria spina nel fianco della difesa del Sansepolcro e ci vuole un buon intervento di patata per negare la gioia del gol al numero 73 del Cenaia. E così le due squadre rientrano negli spogliatoi al termine dei primi 45 minuti con il risultato fermo sullo 0-0. Nella ripresa rientra in campo un Sansepolcro molto più propositivo che sfiora subito le gol con Essussi, ma c'è la traversa a salvare il Cenaia. I bianconeri insistono e al minuto 69 sul corner calciato da Giacomo Gorini arriva l'incornata vincente di Ferri Marini che fa secco per Ullo e porta in vantaggio il Sansepolcro. I ragazzi di Bricca trovano anche il raddoppio all'86esimo quando su questo lungo lancio arriva la spizzata di Essussi che favorisce l'inserimento del neo entrato Buzzi che a tu per tu con Perullo non sbaglia e fa 2-0. Con il doppio vantaggio i bianconeri amministrano la partita fino al triplice fischio di Bruschi. Finisce così allo stadio Favilli Pennati, Cenaia 0, Sansepolcro 2.